ancora lei, non crede? Ma lascia perdere sto crede, ma che stiamo a scuola? Noi famo il lavoro nostro, siete voi che ci venite dietro. E più ci venite dietro e più ci tocca lavorare. Per carità, mica me lamento, eh? È un momento d'oro, ma devi anche stare attenta a tutto quello che dici, che tutti ti danno retta. Ma lo sai che è un peso questo? Ma lo sai che è un peso vero? Almeno una volta quando c'era Latina buttavamo un po' in caciara. Adesso tocca pure dire cose precise. Ma scusi padre, voi comunque vi attenete alle parole del Vangelo, per cui... E parole di chi? Ma che stai a scherzare? Ma te non sai il lavoro che c'è dietro lì, il lavoro di secoli. Ma tu lo sai i Vangeli veri quanti erano? 16. Dentro ci stavano le cose più assurde su quello che ha fatto e detto Gesù Cristo da mettersi le mani nei capelli. Noi ci siamo capati meno peggio. Quelli che più ci potevano far comodo a noi, ma pure su quelli non sai quanto ci siamo lavorato. I secoli, ammette, a toglie, questo io famo di, questo è meglio che noi lo famo di, aggiungi ste due righe. Dicevano delle cose che non stavano in cielo né in terra. C'ha un fratello, c'ha una sorella, si sposava, piava il treno, andava in vacanza. È una finzione. Viva Dio, sto spettacolo va avanti da 2000 anni. Oh, ma manco chorus line a Broadway, Ma scusi, ma allora qual è la verità? Ma come qual è la verità? Ma che pensi, che noi non li leggiamo i giornali? Ma che veniamo giù dalla montagna del sapone? Ma che non lo sappiamo noi l'universo vero come è fatto? La teoria attuale, che poi è una rielaborazione della teoria delle stringhe, si chiama M-Theory e dice che ci stanno 11 dimensioni e infiniti universi paralleli. Ah, e lei crede a questo? Io credo, no, questa è la realtà, non è che ci credo io. Ci stanno le equazioni, per andate a leggere. Ma lo sai che se viaggi in un certo modo attorno a un buco nero rotante supermassivo può andare avanti e indietro nel tempo a piacere? Ma di che stiamo a parlare qua? Ma quindi scusi, non ho capito, infiniti universi paralleli, ma quindi lei è per la scienza? Ma Dio c'è o non c'è? Non capisco. Infiniti universi paralleli, pupè! Dio può esistere, non esiste, staccene 4, 16, dunetic, 3 giapponesi, che ha barba e senza barba, è tutto superato, che ha la palla di vetro ci indovini di più. Per fortuna che la gente di queste cose non ci capisce, non gliene frega niente. Se no noi dovremmo pure dire che non è vero, perché santo qualche cosa gli ha parlato l'angelo che gli ha rivelato che queste equazioni sono delle grandissime fregnacce. Altro che Galileo, almeno quello era uno, facevi sta zitto. Questi sono migliaia, sono americani, stanno a sti centri dei scienziati sottoterra con sti acceleratori di particelle. Vai a dire qualcosa a te, vai a dar fuoco uno per uno. Almeno una volta e Giordano Bruno piavano subito, zaff! Una bella fiamma alta, meglio da carbonelle, era meglio da carbonelle. Vabbè, sono sconvolta. E fuma di meno. Lei praticamente mi sta dicendo che neanche lei crede. No, ma ancora questo crede, ma che c'entra? Quello è il lavoro, un conto è il lavoro. A me mi interessa soltanto ogni tanto per la curiosità mia di sapere come è fatto l'universo quello vero. Anche perché noi poracci per tutto il giorno stiamo in un mondo di fantasia. Ma pure te ogni tanto dovrei staccare o te porti il lavoro pure a casa, scusa. Senta, comunque, a prescindere dalla dottrina su cui uno può anche avere dei dubbi. Ecco, sì. Sì, però l'idea di Dio è ancora molto forte, cioè molte persone comunque credono in qualcosa semplicemente perché dicono che tutto è troppo perfetto, non può essersi creato da solo. Brava, cioè fammi capire, tu non riesci a credere che tutto si può essere creato da solo perché è troppo perfetto, allora ti inventi uno che non solo si è creato da solo lui, ma pure creato tutto il resto. Ma allora te vai proprio complicare la vita e te vai complicare la vita.